Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del giovedì con House Flipper. Quest'oggi, come al nostro solito, andremo avanti nell'acquistare case in condizioni pessime e andremo a restaurarle e cercheremo anche di avere un buon margine di guadagno. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper. Welcome to our rendezvous of the Thursday. Today, as every time, we will buy disastrous houses and we will try to patch them, working so hard and trying to earn money. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi avec House Flipper. Comme d'habitude, nous allons acheter des maisons désastrées, puis on va les restaurer, on va les réparer et puis on essayera de gagner un peu d'argent. Et adesso, andiamo. Vediamo cosa ci offre il mercato immobiliare. Let's take a look at what we can find in the house pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Ma allora, immobile in posizione anni 40. Ok, andiamo. Let's go. Ai ai ai. È messo veramente male. Ho scarrafone. Ogni scarrafone è bella, mamma sua. Ho scoperto che Pasquale è The Beatles. Scarrafone. We call them in Neapolitan scarrafoni. Nous appelons. Non le appelons en napolitain scarafuna, scarafaggi. Ok, non so perché
Ma qua stanno sempre tutti belli rovinati questi terreni qua. Questi giardini hanno tutta questa erbetta selvatica, pardon. Ogni tanto si fanno delle piccole grandi gaffe su questo canale. Il soft gaming. Ne sono veramente tante di queste erbacce. Vediamo un attimo le abilità in giardinaggio, come siamo messi. Miglioramenti. Giardinaggio. Abbiamo tutto qua. Ah, ecco, vedi. Ok, quindi costruzione e demolizione. Ok, we have to. I was looking at what ability in gardening I need to growing up. We are full, so we have the maximum level. We have to grow up. Destroying Verbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Carissimo professore, buon pomeriggio e ben ritrovato. Ieri poi sono passato nel tuo canale, ma ho visto che non hai streamato. Spero che, diciamo così, sia dovuta a un inconveniente tecnico e nulla. Della vita reale, ecco. Comunque ben ritrovato, grazie per tranquillo, non ci sono problemi. Come stai innanzitutto? Che mi sono un po' preoccupato, l'importante è che insomma le cose stanno bene. Ne parlavo ieri pure. Aia! Mi vuoi raccontare cosa è successo, magari senza entrare troppo nei dettagli, così magari posso darti una mano a smaltire un po' della collera. Che dici? Sto giardino credo fosse messo molto peggio invece, a quanto pare. Il giardino è in buone condizioni. Su. I was talking about the state of the garden. Evidentemente sei una persona affidabile sul lavoro, quindi è probabile che abbiano scelto te per sostituire il collega assente.
Poi sono convinto che comunque sicuramente ti riconosceranno, diciamo così. Caspita. E sono parecchie ore sono, caspiterina. Hai fatto un doppio turno. E teoricamente poi dovrebbero anche pagarti un super straordinario qua, o diciamo uno straordinario. Visto che comunque sei ancora impegnato a lavorare, ma sicuramente ti daranno un extra o in qualche modo ricompenseranno il tuo sacrificio, diciamo così. Magari stasera fai lo stream di qualcosa che per te è, che ti piace, ma che magari non è particolarmente impegnativo. Qualcosa che, con cui ti ci diverti pure tu. Se ovviamente ti senti nelle condizioni di farlo, eh. Ho rivisto poi la diretta, quella lì con Horizon, Forza Horizon, là, quella là delle macchine, mamma mia. L'ho rivista tutta quanta, la lei mi ha fatto dire, mi ha fatto morire dalle risate. Mi raccomando, voi che state guardando questo video o questa live, passate dell'amico Fernbus, del canale dell'amico Fernbus, e lasciate un bel follow che non costa nulla e si fa crescere ulteriormente il canale, che oramai sta diventando una grande community, il canale dell'amico Fernbus. E insomma, diamo una mano all'amico Fernbus, farlo diventare lo streamer più famoso del mondo. Ma lui già è molto famoso in Toscana e lo sta diventando anche in Campania qua. So, please. Grazie. So, I will suggest you following my friend's channel, Fernbus08. He's a very good streamer. His community is growing up, and he's very funny streamer. The follow will help him to grow up and to be more famous in the rest of the world. This moment he is famous in Tuscany, in his region, but he is going he's coming famous as well in Campania region here in Italy. S'il vous plaît, laissez un follow à mon ami Fergus à son canal. Il est un très bon streamer et il vous fera amuser. Ho detto bene, presidente? Ho parlato bello.
fai? Ah, ok, tutto chiaro ora. Devi vedere se te la senti, lo fai. Se eventualmente non ti senti di fare lo stream, allora magari ti riposi un pochettino ed eventualmente puoi rimandare lo stream. Allora, questo qua, sta casa sta proprio inguaiata. E allora riposati stasera. Oh, eventualmente se te la senti più tardi, fai lo stream. E hanno fatto un macello qua. Mamma mia. Ok, ti aspetto, vai tranquillo, io sto qua. Uscì, che macello. Mamma ro carmine, che macello. Sciorboli. Che macello. Ottimo. Vai a casa? Ecco, mi sa che devo veramente darmi da fare. Qua mi sa che ha già fatica come un ciucciariello. Ovvero, per chi non è campano, a fatica come un ciucciariello significa lavorare in maniera eccessivamente dura. Mamma mia, ora mi sono ricordato qua. Macello. Un macello. Ottimo. Alla grandissima. Anche perché sarebbe stato anche abbastanza insostenibile farsi tutte queste ore di lavoro. Bene, dai, si è risolto il problema. È stato una... hanno giusto il tempo di trovare una sostituzione. Ma allora intanto... i bitorzi ci stanno qua. Ferbus. Come si chiamano gli scarafaggi in dialetto toscano? Lo sai, non ho mai sentito nominare gli scarafaggi in lingua toscana. Parapam. Mostriciattoli? Ah, no, un termine semplice, semplice. Ecco, alla vaga impressione che devo spostare il tavolo. Però sto tavolo così mi arba. Un po' vintage, però tutto sommato sta in buone condizioni. Oh, via.
E allora tocca eliminare i mostriciattoli qua, gli scarrafuna. Oh, ho distrutto il nido degli scarafaggi, e meno male. Iniziano a fare leggermente schifo. Faceva un po' senso. E qua c'è un bel po' di cose da fare qua. Allora, qua dice, ah, eccola la ragnatela. Ok, andiamo avanti. Iniziamo a pulire. Mamma mia. Fernbus, cosa dall'altro monte. Ok, buon rientro. Buona continuazione. E grazie per essere passato in live. Cambia KK. Mi raccomando, seguite il canale dell'amico Fernbus, mettete un bel follow al canale e poi lui tutte le sere alle 19 inizia il suo stream divertente, variante e pensante. A posto, come è fatto. Ah, avesse pure in bagno. Hanno bivaccato. Peccato, il bagno non è proprio in ottime condizioni. Forse sì. Ma al massimo potrei cambiare la vasca, che mi sembra quella lì. Meno meglio messa. Vediamo un po'. Se con una pulitina qua si risolve il problema. Un problema. Diciamo che potrebbe andare al momento. Le nostre finanze non permettono grosse spese, quindi dobbiamo un po' ridurre a minimo gli sprechi. Per chi è interessato all'acquisto di House Flipper scontato, ovviamente troverà nella descrizione del video il link dove poter acquistare il gioco scontato, oltre ai link dei miei canali social. Allora, le prese, un momento, vediamo qua se c'è qualcosa. Là non c'è niente. Le prese come stanno qua? Mi sembrano in buone condizioni. Allora, now we... So, if you are enjoying this game, you will find a link in description, in the video's description, where you can buy the game discounted. Si, ce jeu vous plaît, vous pouvez acheter ce jeu à prix gratuit. Vous trouverez où vous trouvez le lien pour l'acheter à prix réduit, et vous allez trouver aussi les liens pour mes canaux sociaux. Hmm.
visto ciò che sta facendo. Buddhidakata Uyoga scondato. Dalla descrizione del video trovate i link di canale mio, il canale sociale mio. E poi trovate pure appunto il link per Vakata Uyoga scondato. E sparagnate qualcosa delle sorte. Un altro qua, ma c'è un altro qua, non è proprio ben messa, però questo poi mi darà un riferimento su come andare a gestire e a, appunto, a creare gli interni. Quindi per il momento lascio i mobili all'interno. Je vais laisser les meubles pour avoir une référence quand je vais commencer à placer le meuble. Ok, questo mi ricordo che stava qua. Ok, vorrei sotto là. No, qua non c'è bisogno. E qua ovviamente. Vabbè, allora. Dunque, visto che il sole dov'è? Che tramonta là, qua lo farei di un giallo solo giallo. I will paint the walls with a yellow color, giallo soleggiato, giallo mattutino. No, the other one. Je vais peindre les murs avec un jaune, une couleur jaune. Ok. Però qua ci vuole un po' di luce. Pam 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 pam. Mi auguro che il mio modo di fare, chiedo scusa, mi auguro che il mio modo di fare gameplay sia di vostro gradimento, ma soprattutto che possa risultare per voi rilassante e non frenetica e molto confusionaria la live, perché sto, ecco, tentando di creare un nuovo modo di giocare. Il titolo appunto è Soft Gaming.
I hope you are enjoying my way of doing gameplay, because I am doing, I am inventing a new kind of gameplay, the soft gaming. And this kind of gameplay, or kind of to play games, is a kind that let you feel relaxed while watching videos and live streams. I am inventing this kind of new form of gaming. Vediamo, pare fatto davvero tutto. Ok, questo per il momento, eccola, lasciamo tutto così. Poi di qua, allora, queste verde molto sbiadite. Allora, vediamo un po'. Qui c'è lo studio. Dovrebbe essere questo. Eh sì, abbiamo ripristinato anche senza volerlo il colore originale. So we restored the original color of this room, of this ambience. Hoping that the new proprietors will enjoy my job and my work. Questa che cos'è? Ok. Perfetto. Allora, qua abbiamo fatto. Allora, qua. Questo è un verdino, ma questo. Che colore è questo verde? Vediamo un po'. Verde pistacchio, no? Anche se. Questo mi sembra. This color looks. It looks like the original one. Piro piro, piro piro. Pum pum. Quasi quasi
la parte interna, la dipingerei di bianco. Je pense de teindre l'intérieur de la fenêtre de blanc, de couleur blanc. Questo va bene per utilizzarlo come green screen. This kind of green, I think that is a good color for green screen. For live streamings as chroma key. Ce vert-là, je pense que soit très conseillé pour faire pour utiliser le chroma key. Pour les effets spéciaux ou spéciaux. Quasi quasi. Una camera io la dipingerei di bianco. Quasi quasi. Visto che mi trovo, mi do una bella passatina di bianco. I will paint the wall of the bathroom by a white standard color with this paint. Je vais peindre les murs du bain avec ce couleur blanc, blanche neige. Biancaneve. Ottimo rullo, questo qui. Mi sembra messo benino. Vediamo un po'. Oh, però le finestre sono pulite. We are lucky. Because the windows are clean. E quasi quasi pure qua un bel bianco, di bianco vestito. Oh no, grigio, vediamo un po' grigio. Beige. Sta più beige.
Rilassatevi. Ah, però. Bello difficile. Dovrei farcela giusto giusto con questa vernice qua. Vediamo un po' dove che manca qua. Qua è fatta. Ok, sembra tutto in ordine. Controlliamo un attimo. Ok. Andiamo avanti. Allora, qua mi sembra di aver... Ah, ecco, mancava qua. Meno male che sono ripassato. I was forgetting this part of the bathroom. Ok, adesso è completo. Radiator, small radiator for small ambience and bigger one for biggest ambience. Okay, un altro radiatore. Asciugare le mani. Le radiateur pour chauffer la maison doivent être installés. Sur les dimensions des chambres. Allora. Qua però metterei porta asciugamani. Beige. Stacchio beige. Allora, questo... No, questo qua no. Forse quasi. Allora, ecco qua. No, questo.
Codesto. Codesto mi arba. Questo qua mi piace molto molto di più. Quindi aspetta, però colore. Sì, questo sì, secondo colore. Gruccia, ecco qua. A portata di mano. Che altro ci devo mettere qua? Ah, lo specchio. Questo dovrebbe... No, aspetta, no, no. Faccio. Che si intona con il colore del portasciugamani. Allora, però voglio mettere qualche mezzo. Che spazio sprecato così. Abbiamo detto faccio, ma vedi rosso, no, questo vediamo. No, questo darebbe fastidio qua. È la prima volta che acquisto questo porta carta igienica. Questo però perché fa così? No, prendiamo il classico. Eccolo qua. Vediamo un po', accessori per il bagno, vediamo un po' cosa troviamo. Piante no. Allora, mobile no. Armatura. Bagno, vediamo un po'. Ah sì, sì sì, un mobiletto per il bagno ci vorrebbe. Allora, 40 centimetri. Allora, vediamo un attimo però. Ok, granito.
questo. No, questo qua. Vediamo un po' questo. Nevoso. Sì. Questo va bene. Questo lo mettiamo qua dietro. Ok, mi sembra di alle tende. Mettiamo le tende. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' queste come vanno. No, infatti. Stretto. Allora la base la mettiamo chiara, no, decorazioni chiare, questi che non si vedono, la base chiara è questa così, neanche questi ci vanno, ok, quindi tenda questa qua, va bene, una qua e una qua. Non è proprio il massimo, però abbiamo per il momento creato un po' di privacy dall'interno. Perfetto. Allora qua questi qua potrebbero andare anche bene. Ok, una specie di studietto qua. Allora qua possiamo mettere queste tende qua. No, queste no, ma queste corte credo di sì. Ampie no, non ampie, strette. Allora, decorazione. È un po' sbiadita. No, niente. Però aspetta un attimo, fammi spostare un momento sto divano qua. Spostiamo il divano, ecco qua. Mo mettiamo le tende che vogliamo. Ok. Poi. So, I was choosing what to put on the wall and on the window. But I finally find the best for me and the most beautiful che ha fatto. J'avais trouvé. Facciamo così. J'avais trouvé la place. Où mettre ou les placer les rideaux. Oui, c'est un gars le coq, il dit oui, mais alors questa scrivania mi piace. Un po' di effetto antico, diciamo così.
Ma se io cambiassi posizione, se mettessi un divano ad angolo qua, questo però è un divano letto, no? Oh, che sbiadito, mi piace. Cambiamolo. The color was not very fine. So I decided to replace the one I registered. Grigio non mi piace. Verde speranza. Però no, quello laggiù azzurro. I will choose this one. Je vais acheter celui-là. Parce que son couleur, il est assez similaire à celui-là. Celui-là. Allora, qua, lampada da scrivania. Sta messo proprio una zozza. Ma questo non mi serve. Giustamente. Lampada da scrivania. I will buy this desktop lamp. Questa la spegniamo, poi mettiamo pure qualche altra luce di cortesia qua. I will use the smallest lamp. Questo è l'ill. Je vais acheter et utiliser une lampe. Petite lampe. Come serve una cassettiera, penso. No, sta troppo. Questo così va bene, vediamo un po'. Ormo americano, questo va. Qual è questo? Bello questo, lo porto a Sanremo. Ok. This one. I think it is the smallest and the best one using a small space here.
Vediamo un po'. Allora, decorazioni. Allora, un orologio, io direi di installarlo. Dove lo mettiamo? Qua dietro no. Mettere qua, che è una parete dove non si può mettere un granché. Poi vediamo tramonto, eccolo qua, e lo piazziamo qua. No, qua. Applic. Lampada, la mitica lampada. This lamp will questo si accende qua. Will take a kind of this photo. With this picture will look like a good as a picture in a museum. La lampe sur la photo la fera rassembler un chef-d'œuvre. Queste sono troppo lunghe. Illuminazione da soffitto. Dovrebbe essere più o meno al centro della stanza. Quasi quasi mettere pure comodino. Ecco cosa manca. Ma allora, comodino. No, questo non lo posso mettere qua. Però vedi? È un modo di abat-jour. Un po' qualche foto piccola. I'll buy a very small picture. Prendiamo questo. Questa la mettiamo ma non si cornice con farfalla. Ecco
Tutto questo, vero? Mi sa che manca il radiatore. Radiatore, radiatore. Là, mi sa che non me lo fa installare. Facciamo una prova. No, qua non va. Forse dietro la tenda me la fa montare. Vediamo un po'. Sì, lo fa montare. Ok, un po' distante anche dalla scrivania. Non male. Come si fa? Apri, chiudi. Qua non si chiude. Vabbè. Visualmente un po' buggato, però va bene così. Poi qua. Lasciamo questo qua. Poi ci vorrebbe qualcosa di panoramico qua, però manca ancora un po' vuoto qua dietro. Decorazioni, decorazioni, ecco qua. No, queste no. Decorazioni. Veduto di Vancouver. Mettiamo pure qualche libro qua. Ecco qua. Però una libreria. Io vorrei metterla, anche piccola. Quanti ho questa? Sotto una finestra. No, però qua non va. Aspetta. Ora. Tranquilli. È un po' buggato visualmente, però. Ci sta. Aspetta, però quasi quasi lo sposto. Vediamo se lo fa spostare, ecco qua. E mettiamo qualche libro qua, visto che ci troviamo. Allora, questi li abbiamo presi, quindi 2, 3. L'ultimo lo mettiamo sweet dessert. Questi sono libri da cucina, ok. Vediamo un po' occasionale. No. C'è un bug. Andiamo qua. Utensili, no. Occasionale, ecco qua.
Bello. Ottimo. Ok. Ah, qua devo cambiare le porte. Allora, era scura, se non ricordo male. Questa mi piace di più. Qua è un problema. Io qua però lascerei un ambiente aperto. Anzi, lo porto scorrevole. Quest'altro qua. Questa esterna sta rovinata. The external door is not in very good condition. Eppure sto porto qua fatto veramente bene. Mogano, vediamo un po' cosa esce. Sono questa. D'ingresso. Vediamo un po' questo. No. Mi sembra che questo è il colore che più si avvicina. Sì. Non è proprio il massimo. Ah no, ma io l'ho montata al contrario. Sì. L'ho montata al contrario. I didn't. Installed the door on the right position. Ecco. Now is correct. Sto pensando quasi quasi di lasciarla aperta, ma qua sono due porte singole. No, sì, ma
mai pregare così. In tutto questo io devo anche mo qua che tanto fa. Allora io quasi quasi lo lascerei, mettiamo la porta scorribile, però non questo. Oh, questa mi piace di più. Questa è anche ha un colore più chiaro. This kind of door is so so light color. I will try to use this door. I'm bianco. No, ne compro nuova. Questa sta non è ben messa. I will buy a new one. Questo però bianco, bianco. Questa, ecco qua, sta troppo davanti ai piedi, mi sa. Ok, qua, specchio, mirror, le miroir, scegliesti. Se ci mettessi questo non si avvicina molto. Cedro no, però ho messo bianco il mobiletto là, vediamo un po'. Il mobiletto all'ingresso. Però mi serve l'appendiabiti. Eccoli qua. Non questo. Vediamo un po' qua. Si abbina un po' con il giallo, vediamo un po'. Oh, non male, not bad. Aspetta, ma questo però uno non va bene. Bianco deve essere. Must be white. Il doit être absolutamente blanc. E qua mo che ci vuole? Porta, scriviamo porta e vediamo cosa ci esce. Appendi abiti, appendi, no, questo già l'abbiamo preso. E allora prendiamo
decorazioni. Allora. Vaso da fiori. Accendo, non mi piace, I don't like. Bianco. Grigio chiaro. Blu marino, no, troppo scuro. Questo qua, azzurro. Azzurro. C'è troppo azzurro. Ma si mette a terra? No, troppo grande. Too big. Decorazione, piante, ecco qua. Azzurro, il colore del cielo. Signori, non vi preoccupate che mettiamo ancora qualche altro bel fiorellino. Ah, questo l'ho già preso, ok. Allora, poi che cosa c'è? Oh! Le offriamo il cuore e tanto amore, tanto tanto amore. We will offer those flowers and a lot of love. Ma questo però, non capito, ma questo non si fa... No, questo è da terra. Ma non è possibile, dai. Love, love, love. Ciclamino, va. Prendiamo questo. Ma questo non... No, vabbè. Ma... dobbiamo dire qualche altra cosa qua. Vabbè, poi vediamo dopo. Qui però manca... come si chiama? Vabbè, andiamo avanti, mettiamo un quadro. Allora, non molto grande. Tramonto sul mare. Questo. Meno male che non deve essere troppo grande, non va bene. Niente, questo però non mi fa appoggiare proprio niente. Vabbè, allora, andiamo avanti. Quindi, un letto. La sedia in buone condizioni, quindi la teniamo. Mi piace così. No.
No. Non mi piace. Allora, torniamo indietro. Lenzuolo. Copriletto, che è questo? Non si abbina bene. È un po' in bianco e nero. Ciori, ciori, ciori di tutto l'anno, l'amore came d'este te lo dodo. Ok. Allora, sono indeciso, perché questo è carino, ma fallo tutto uguale, no. Allora, facciamo così. Troppo scuro, non mi piace. Arancione, ma vediamo un po', no. Prendiamolo così, prendila così, non fare un dramma, e siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, qua gli metterei un armadio. Questo mi sa che è enorme. Di che colore è il legno? Ok. Allora. Questo con i cassetti. Troppo scuro. Diciamo che può andar bene. Qua ci vuole una bella scrivania. No, questo così. Sì. Va bene questo. Però non andrò qua sotto là. Allora, ma quasi quasi. Monto prima il radiatore. Aspetta un momento. Il radiatore lo metto dietro la porta. Dietro la porta non ci può stare niente. I will put the radiator plant, the heating plant. I try to put here, but this is not possible. Possible. Come non detto. Allora, mettiamolo così. No buono, no good. Radiatore. We are working in so tight space. Altrimenti il legno si rovina. Ok,
Qua più o meno ci sta. Poi. Qua dietro devo mettere qualche mobile. 60 centimetri. Qualcosa del genere. Forse si può prendere anche un po' più scuro. Non proprio così. No. No. È meglio così perché altrimenti. No, nemmeno questo va. 40 centimetri. Eccolo qua. Here there is. Non sprechiamo nemmeno. Cerchiamo di ottimizzare. Allora, l'armadietto. Scaffale. Libreria. Libreria. Library. Or. Book. Storage. Ok, più o meno si può anche dettagli. Quali sono sti dettagli? Ah, bella grande. Allora, qua metterei. Dove stava? Il televisore è scomparso qua. Quello lì. Quell'appeso dove sta? Monitor, che okay. Ah, ma questo è monitor da parete. Aspetta, però. Oh, bello grosso. Allora, con. Qua. Computer, perché qua me lo dà? Ah, eccoli qua. Ah, questo è raffreddato a liquido. This PC is water cooled. Ah, questo non riesce ad andare là dietro. E mo faccio così. Sposto un po'. Cerchiamo di farlo entrare. Tanto questo si può spostare. Non è proprio l'ideale avere un computer vicino qua. No. Meglio metterlo qua. Un po' più in alto.
scrivania, ma mouse, giustamente. Gli metti il computer e non gli compri. E quindi giustamente tastiera, quale? Questa retroilluminata. Vediamo se c'è il tappetino per il mouse. Retroilluminato. Ecco qua. Sotto spento così. Rimettiamogli la sedia qua. TV. TV a sospensione. Qua ci mettiamo una bella fotografia. Eccoli qua, i nostri amici pelosi. Allora, questo lampadario qua dà un po' fastidio. Lampada da terra. Lampada orientale. Ne mettiamo una qua. Una qua. E una qua. Luci di cortesia. No, questa non sta bene qua. Non sta bene. Mi sa che la devo vendere. Non va bene. Prendiamone una di queste. Sì, più o meno la luce, il grado di illuminazione è quello. Ok, mo sostituiamo un attimo sto lampadario qua. Questa già l'abbiamo messa. Non male, not bad. E qua è sto spazio vuoto però. No, questo è troppo grande. Però questo si può mettere qua. L'orologio qua penso che non serva un granché. Ok. Andiamo avanti. Ecco, ci resta la cucina.
Ma sono tutti singoli qua, sti lavelli. Però un po' strano. Vabbè, prendiamo questo. Cerchiamo di replicare. Emi, sempre Emi, angolo sinistro. Eccolo qua. No, angolo destro, ok. Angolo destro. Stiamo al muro. Perfetto, allora poi. Uno così, se non ricordo male, e infine l'ultimo da 60 centimetri. Ecco qua, ok, qua possiamo vendere anche il frigorifero. Qual è la mensola in stile antico? Le lascerei. I will keep this thing there. Frigorifero. Je vais laisser des choses là. Però troppo chiaro. No. Ah, c'è la porta che è bianca, perfetto. Vediamo se ci entra. No, non va. Too big. The fridge is too big. E allora prendiamo questo qua. Già non mi piace. Vediamo un po' qualche altro modello. Ecco qua, questo già va meglio.
sta un po' subito dietro la porta, però. Ah, ma qua mi sono dimenticato di una cosa. Il piano cottura. Il piano cottura. Beh. Eccolo qua. Facciamo un attimo qua. Allora, questo farei così. Questo lo vendo. Il piano cottura lo metto qua. E questo qua. I was forgetting to install other things. Shit. J'avais oublié d'installer autre chose ici dans la cuisine. Oh, ecco, si chiama forno a legna. Questo devo mettere. E risparmio. Provo a fare miserabile così. Troppo non bello. Eh sì, prendiamo questo qua. Piano cottura. Forno incorporato. Poi la credenza. Camino. Mio camino, eccolo qua. È fatto, mettiamo le sedie qua nel frattempo e vediamo cos'altro bisogna fare. Io vorrei mettere un divanetto piccolo, magari in quell'angolo. Divano ad angolo. Puff. No, troppo piccolo questo. Divano. Questo è enorme, non ci entra. L'ho detto che è enorme. Too big. Il troppo. Qualcosa del genere potrebbe andare.
lascerei così. Oh, giusto, giusto, ci entra. Una parete vuota. Io qui vorrei mettergli la TV. Eccola qua. Vediamo un po'. Forse dovrei metterla appena alto. Questo qua. Eccola, vediamo un po', ce ne sono un paio che ho visto che mi piacciono. Spiaggia bellissima, vediamo un po' quanto è grosso. Enorme, non va bene, no? Small. Qua ci vuole qualche mobiletto, ci vuole credenza, e cosa mi mancava. Stile antico. Credence. Locatons. No, sono troppo in mezzo alla casa qua. Ok, già va meglio. Sì, lasciamolo dove stava. Tavolino, quello ci vuole. Rotondo, direi di prenderlo. Si avvicina un po' di più al colore del muro. Piccolo tavolino minimal. Vediamo un po'. No. Utensili elettrici. Ma. Ah, condizionatore. Aria condizionata. Dobbiamo vedere dove si deve mettere per renderlo il più realistico possibile. Allora qui non penso, forse sulla porta qua. Eh sì, ok.
perfetto. Mi vorrei mettere una cassettiera qua. C'è quella parete che è vuota ed è sprecata. Cassettiera elegante. Ecco qua. Ah, tappeto. Questo è enorme. No, troppo grande. Ecco qua. Qua è tutto a posto, ma mettiamogli qualche piantina. Vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione. Riprende un po' il colore della corsa. Allora io direi che qui mi sembra che sia abbastanza buono. Boh. Allora adesso mettiamo uno stagno qua, vediamo la piscina se riusciamo ad installarla qua dietro, dubito. We'll try to install a swimming pool. Ci vai essere da installare in piscina, sì. Allora, vediamo se riusciamo a metterla qua dietro. Stesa enorme. Vediamo un po' questa com'è. Una piscina di lusso. E qua mettiamo uno stagno. Vediamo un po' se escono i pesciolini qua. No. Poi abbeveratoio mi pare. Fontana. Eccole qua. Come sempre, il nostro tocco finale non può mai mancare.
good vibes. Eccole qua, le mie amate rose. Questa la metto qua. Questa qua. Ok. Poi mettiamo un bell'albero, vediamo un po'. Piante. Geranio, eccolo qua. Poi ne mettiamo gerani, lilla chiaro, mi piace. I don't like. That's the way. Like it. That's the way I like it. Quasi quasi ne metto un'altra di questa pianta. Stavo dicendo è troppo vicino. In realtà questa è la pianta da piantare. Vediamo un po' se mi dà la vite. Vediamo un po'. Arbusto alto. Oh, ecco, questo quasi quasi lo metterei proprio qua avanti. Ok. Non male. Percolato. Per
Golad. Sì, giusto. Allora, questo quasi quasi lo metterei qua. No, non va bene. Mettiamolo qua dietro. Poi mi serve quell'altro là. Mettiamo due lampioni. Ah sì, devo installare illuminazione all'esterno. Allora, vediamo un po' cosa potrei aggiungere ancora. Allora, dunque. Allora, questo l'ho messo, vediamo un po'. Poi ci metto qualche altro. Altro cespuglio di rose, ecco qua. Poi una cosa importante, non so se lo riesco a trovare, illuminazione. Ah, eccolo qua. Aspetta, però queste qua. Fanno pure una bella luce. Qua invece vorrei mettere, se c'è, quelle lì a sfera. Eccoli qua. Ne metto uno qua e uno qua. Mettiamo pure un po'. Ah no, è questo. Fermi tutti. Questo stagno non sa da fare. Ecco dove sta. Eccoli qua. E adesso sì che ragioniamo. Forse un po' troppo grande. Maybe it is so big. I will buy the smaller one. Il était trop gros pour moi. Et donc, j'ai pris celui-là qui est un peu plus petit. Ecco qua. Oh, ho sbloccato anche finalmente. Ottimo, vediamo un po' poi ponte.
No, questo non c'azzecca niente così. Però questa mi piace, questo quasi quasi. Mettiamo, facciamo un piccolo angolo giapponese. Decorazioni, eccoli qua. Eccoli qua. Questo va nel terreno. Allora facciamo così. Mettiamo prima questo, vediamo se... Eccolo qua. Oh, e poi mettiamo gerani. Eccolo qua. No, non questo. Questo qua. Mettiamo scarlatto. Uno qua. Ma io direi che potrebbe andare anche bene così. Scattiamo qualche foto. Ok, io direi di procedere adesso con la vendita della casa. Now I think that is time for selling the house and know if we can earn a little bit of money. Maintenant, je vais vendre la maison. Je vais voir si on va gagner un peu d'argent. Metti la casa all'asta. Ok, vediamo un po'. Allora. Massimi 25 facciamo 10.000, poi eventualmente accettiamo. Ok, ottimo. Accetta. Anche il nostro appuntamento di questo giovedì con House Flipper è terminato. Come sempre, noi ci rivediamo giovedì prossimo. Il video sarà disponibile su YouTube in replica sabato.
In descrizione nei video troverete dei link che sono i miei canali social e un link dove potrete e potete acquistare House Flipper scontato. Colgo anche l'occasione, come sempre, per ringraziare tutti coloro che sostengono il canale, che seguono il canale, che lasciano il follow a coloro che guardano le live e le registrazioni, a coloro che lasciano un messaggio sia quando sono online che quando sono in replica. E un ringraziamento particolare va a coloro che sostengono il canale, grazie ai bits e alle sub. E a tal proposito, ecco, se vi va di sostenere il canale, è possibile effettuare una sub gratuitamente collegando il vostro account di Amazon Prime. E sosterrete, se vi va, questo piccolo canale in maniera gratuita. So, our rendezvous of the Thursday with House Flipper is finished for today. Our rendezvous is for next Thursday. You will find this video replay on YouTube on Saturday. I want to thank everyone who follow the channel, who watch my videos and my live streams, watch my replica, my replays, who leave a comment during my live streaming and my replay. In a way, I want to say thank you so much who support this small channel using the bits and doing the sub. And if you want to support this channel, you can log in with your Amazon Prime and you will find you will support for free this small channel. So thank you so much everyone. Notre rendez-vous du jeudi avec House Flipper est terminé pour aujourd'hui. Notre rendez-vous c'est pour jeudi prochain. Vous pouvez regarder aussi sur la chaîne YouTube en réplique le samedi. Dans la description des vidéos, vous pouvez trouver des liens qui sont les liens pour mes canaux social media. Et un lien pour acheter à prix réduit House Flipper. Je veux cueillir l'occasion pour remercier tous ceux qui s'inscrivent au canal quand je suis en direct et quand je suis en réplique de mes programmes. Je veux remercier aussi ceux qui laissent un message. Et surtout ceux qui soutiennent ce canal parmi les bits et les subs. Et à propos des subs, si vous voulez soutenir ce canal, ce très petit canal, vous pouvez le faire gratuitement parmi votre compte de Amazon Prime. Vous allez aider ce petit canal
gratuitement. Merci beaucoup à tous. And I was forgetting that you will find any videos, any links in this video. You will find a few links that are my social media channels links, and a link where you can buy House Flipper with a price discounted. So thank you so much. Merci beaucoup a tous. Grazie mille a tutti per essere stati con me. E state buona. Ciao ciao. Bye bye. Au revoir.